Appartamento in via Rimassa, appartamento ordinato, ultimo piano con ascensore, pavimenti in graniglia, porta blindata come possiamo vedere. Ora qui in ingresso hanno finito il trasloco, ci sono un po' di cosine, la casa si presenta molto bene, serramenti qui all'interno stanno facendo dei lavori del cavedio. Quindi questo è l'ingresso, dove poi abbiamo due ambienti che potrebbero essere tranquillamente due camere, quindi una prima camera singola. Qui siamo su via Cecchi, ora vediamo l'esposizione. Serramenti PVC. Lato verso via Cecchi, ma ovviamente quella lì è via Rimassa. Quindi molto silenzioso perché non dà su via Rimassa, dà sui due distacchi. Porte molto belle. Un'altra camera, sempre con la stessa esposizione. Riscaldamento è centralizzato già con termovalvole, come si può notare. Ripercorriamo l'ingresso. Poi qui abbiamo diversi ambienti che poi ognuno si suddivide al meglio. Questo è un bel soggiorno, grande, con doppia finestra, un parquet stupendo, lo possiamo vedere tenuto benissimo, un balcone. Questo è il rumore che c'è di solito, praticamente nulla, perché la via rimane distante. Ha una luce incredibile, magari ad oggi è brutto tempo. Questo appunto il soggiorno. Poi qui abbiamo una bella matrimoniale con balcone. Guardate che luce che ha, poi la casa è veramente tenuta molto bene, in ottime condizioni. Ricordo i metri quadri, 155 più un terrazzo sovrastante. Di lì si vede il mare, quindi siamo nella parte bassa di via Rimassa, quindi dietro praticamente piazza Rossetti. Anche qui un distacco silenzioso. Qui tutto controsoffittato con i faretti. Qui zona composta, due bagni, un bagno grande con vasca, con la finestra, un altro bagno di servizio con doccia, completo di tutto, una cucina abitabile, bella grande, addirittura al lavandino tipico genovese in marmo con doppio lavello, acqua diretta, qui appunto anche se c'è il cavedio, siamo in alto, un cavedio soleggiatissimo, quindi panoramica della cucina. Poi qui a fianco abbiamo questo che potrebbe essere una sala da pranzo o un'altra camera, quindi dipende appunto l'utilizzo di quante camere la famiglia ha bisogno. Anche qui un parquet, vediamo la panoramica, stupendo. E poi c'è un ripostiglio, tutto il soppalco è un ripostiglio, diciamo soppalco, il controsoffitto. Qui abbiamo una dispensa e poi questo qui appunto è un ripostiglio. Qui un'altra nicchietta comoda, quindi ripercorriamo il corridoio, quindi le camere, la sala, e direi che appunto l'immobile è terminato. Vediamo appunto la zona di servizio e qua ritorniamo nell'ingresso. Ecco qua, appena esce il sole questa casa è illuminata veramente molto bene. L'immobile è completato.